aprile a Euroflora è il secolo un po' di casino se vuoi la posta è secolo del cimitero ve lo possiamo già ora abbiamo con noi Rolli il nostro vignettista che è venuto apposta per voi perché sa che disegnate molto bene. Verrà di 19 nasce il 19 febbraio del 2006 con una grandissima festa e ha come caratteristica il fatto di lavorare a stretto contatto con il secolo XIX, essendo appunto la radio del secolo XIX. La radio, a differenza del giornale, ha due caratteristiche importanti. Come vi dicevo, la prima è che è immediata, quindi che tutte le informazioni riescono ad arrivare in tempo reale, a differenza magari del giornale che ha comunque dei tempi per essere comunque letto e essere creato, e ha la possibilità di andare subito sulla notizia e quindi di essere sempre in tempo reale sul fatto. Vuol dire che quando voi parlate in radio, comunque quando voi comunicate in radio, dovete usare un linguaggio semplice, un linguaggio chiaro, un linguaggio che arrivi subito, in quanto una notizia una volta che è andata in radio, una volta che è stata detta o è stata capita e quindi la informazione vi è arrivata, oppure è andata persa. Quindi questa è la regia. Di cosa si occupa la regia? Dunque voi vedete che la radio principalmente è formata da regia da questa parte e la diretta da quest'altra. Ha creato allagamenti e disagi al traffico questa mattina in corso Perrone nel ponente di Genova. Noi abbiamo al telefono Paola Veri che è responsabile delle relazioni esterne di Mediterranea delle Acque. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buona parte di corso Perrone che è Fratelli di Coronata e tutte le zone. E tutte le zone limitrofe. Grazie mille. Grazie. Poi c'è il computer per essere aggiornati appunto su quello che succede, le cuffie e il microfono. Ma bisogna prima farsi il discorso o lo dici subito nella radio in diretta? Se sei in diretta non è preparato, cioè hai preparato il programma, quindi sai più o meno gli argomenti, ma poi vai a braccio, quindi vuol dire che vai a improvvisazione. Se sei registrato, di solito nessuno si scrive proprio parola per parola quello che deve dire, vai un po' a braccio, cioè parli e racconti diciamo gli argomenti che ti sei preparato. Da questo momento andiamo, tra virgolette, a farci i fatti del direttore, ovvero entriamo nella sua sala riunioni, dove lui al mattino alle 11 fa la prima riunione con i suoi capi servizio e i suoi due vice direttori. Questo è il giornale come era ieri, vale a dire il timone, la guida, la guida del direttore e dei suoi collaboratori per decidere cosa mettere nelle varie sezioni del giornale. Alice è il direttore scelto dei suoi compagni, da questo momento lei che vi dirigerà e guiderà la riunione, la prima riunione del mattino. Che processi bisogna seguire per diventare giornalista? Allora, la cosa più importante è la passione. Prima di parlare del lavoro, prima di parlare di tutto quello che bisogna fare, studiare, gli esami, andare per strada, scoprire le notizie, eccetera, la prima cosa è una grandissima passione. Prima di tutto iniziare a collaborare con un giornale che possa essere di carta stampata, con una radio, con la televisione, con un media, cioè qualsiasi cosa che appunto serva per informare gli altri. Oltre alla passione, che cosa ti ispira a diventare un giornalista? Parlare con le persone, conoscere le loro storie, chiacchierare, ascoltare mi piace molto e mi piace molto ovviamente raccontare, non mi piace rispondere al telefono. Come si fa a raccontare una notizia mettendo d'accordo la propria visione con quello che è realmente accaduto? Come si fa? Dovrebbe essere l'ABC della nostra professione. Quindi questo è fondamentale, cioè un giornale corretto, un giornale, un sito internet, un telegiornale, eccetera, è corretto nell'informarti nel momento in cui ti fa capire, ma banalmente dicendolo insomma, dove è il commento, dove è l'editoriale, che poi è l'opinione del direttore o delle grandi firme del giornale, e dov'è invece la cronaca dei fatti. Dovremmo dargli un regalo. È una pergamena, cosa c'è scritto? Posso aprirla? Conoscere di persona il giornale che grazie a voi leggiamo, oggi siamo giornalisti come voi, perfetto, bravissimo. Grazie. Grazie mille. Grazie. A chi devo ringraziare tu? Grazie, tutte le maestre. E mettiamo adesso le maestre, ragazzi. Se no, mica venite così belli come siete. Che ha detto nel Consiglio regionale questa mattina la Liguria non ospiterà centrali nucleari, l'abbiamo detto.
strana anche Utah, battuta a 195. Per cercare di avere più conferme possibili. Non so, a volte si dice che bisogna avere almeno tre conferme da fonti diverse di una notizia per essere sicuri che sia vera. Di una non ci si può fidare. Comunque almeno un riscontro incrociato ci vuole sempre. Abbiamo l'opportunità di parlare con Stefano, di vederlo disegnare dal vivo e di fargli soprattutto molte domande. Giornale, avete tante cose da leggere, ma questo quadratino non deve portarvi via troppo tempo. Se è possibile deve farvi sorridere. Quindi il vignettista deve cercare con pochi tratti di sintetizzare la notizia e spesso ha molto poco tempo per farlo, perché questa cosa qui si fa da tardi alla sera quando viene disegnata la prima pagina, che poi in realtà è l'ultima, come saprete già, che viene disegnata. Non so se la riconoscete anche voi. E comunque dice: questa mattina avete imparato come si fa il giornale, però è meglio se continuate a comprarlo già fatto. Possono fare delle vignette su argomenti molto seri come la guerra, ad esempio. In questi giorni sappiamo tutti che c'è una delle tante guerre che ci sono sempre in corso nel mondo. Si possono fare anche vignette sulla guerra, ma e anche sui bombardamenti, e anche fare vignette molto pesanti e molto crude, però senza mai prendere in giro chi soffre, perché prendere in giro chi soffre non serve a niente. Andrate. No, non c'è problema. Visitando la redazione del Secolo e Radio 19 ci siamo divertiti veramente molto. Abbiamo fatto un'esperienza nuova, non abbiamo mai visitato una redazione di un giornale.